Benvenuti a questa edizione speciale della nostra rubrica dedicata alle attività steineriane, un'edizione speciale perché è un'edizione natalizia. Come vedete qui davanti a me c'è un bellissimo presepe, un presepe realizzato dalla maestra di lavori manuali Mirella Zaffalon, che è già stata con noi in alcune puntate e che appunto è veramente esperta, ha tanta esperienza in questi lavori manuali. E la prima cosa che ti chiedo, Mirella, è di spiegare quali sono i materiali utilizzati nei presepi steineriani come questo che abbiamo davanti, tutti ovviamente materiali naturali, qui non c'è plastica ma solo lana eccetera. No, assolutamente. Il materiale che viene impiegato è la lana cardata, il vello delle pecore che ci hanno donato e che ci danno quel calore necessario. Se noi prestiamo attenzione anche quando si fanno i lavori, sentiamo proprio questo calore e dal niente nasce il personaggio, perché quando si lavora la lana cardata, specialmente quando si lavorano i presepi, bisogna cercare di trovare quel silenzio interiore affinché ci sia quella magia proprio del Natale che trasmette il periodo dell'Avvento e si porta questo calore alle persone che poi dopo porteranno a casa il presepe. Io ad esempio cerco sempre di dare questo calore affinché porti amore e pace, perché il presepe è stato un po' dimenticato. Per fortuna che attraverso questo lavoro ho la possibilità anche di tirare fuori, perché il presepe, se vogliamo, ce l'abbiamo tutti dentro e un po' alla volta si può tirare fuori. Prima di entrare nel dettaglio su come si realizzano i personaggi del presepe che vediamo qui, volevo sottolineare come anche tutto il resto è materiale naturale. Quindi qui abbiamo dei rami di pino. Pino argentato uso perché non perde tanti aghi. Poi dopo dell'aiuta, che io cerco di costruire un po' le montagne, uso un po' la lana, alle volte uso anche la farina per proprio andare a imbiancare le montagne. Queste cosa sono, queste bacche? Dopo ci sono delle bacche, queste qua sono delle bacche che provengono dalla pianta della palma, che naturalmente è stata tagliata, poi dopo diventano tutte le palline nere. Quello è legno per fare un po' un punto di luce. E poi uso molto anche i sassolini, un po' per determinare un po' il percorso, mi piace che sia un po' movimentato. Telo, cerco di mettere un telo di pano lenci, di modo che è più caldo. Anche la grotta stessa, questo telo marrone di pano lenci. Sì, è costruita col pano lenci. Tra l'altro io ti ho visto mentre la mettevi, in un secondo l'hai posizionata, insomma qui si vede l'esperienza e anche le doti delle persone. Tu sicuramente hai delle doti, no? nel realizzare questi personaggi, nel lavorare la lana cardata, nei lavori manuali in generale. Difatti per me è dal 2004 che io lavoro proprio, ma tante ore, la lana cardata, perciò non solo il presepe, anche altri personaggi, però il periodo proprio che mi piace di più è proprio quello prima dell'Avvento, preparare proprio il presepe con una gioia nel cuore, proprio siccome si parte dal piccolo pezzettino di lana e poi dopo viene fuori il personaggio. E poi una cosa importante è che i personaggi del presepe non hanno gli occhi, perché io ad esempio li vedo con gli occhi. Quando ho terminato un personaggio ha gli occhi, per me non mancano, perché ogni essere umano che vede i personaggi anche del presepe dovrebbe avere in sé, sia i bambini ma principalmente gli adulti, dovrebbero avere quella gioia nel cuore proprio di portare fuori quel presepe che hanno in loro ed essere capaci di trasmetterlo ai figli, perché i figli sono il nostro futuro e di conseguenza portare un lavoro pieno e con gioia. Allora io direi a questo punto che ci potresti proprio far vedere una parte delle lavorazioni che stanno dietro alla realizzazione di questo presepe, quindi ci spostiamo qua davanti. Allora qui, Mirella, partiamo da un personaggio che hai già in parte costruito.
cosa ci puoi spiegare? Sì, io naturalmente parto da una base, ci vogliono degli scovolini per pipa per creare le braccia. E naturalmente tutta lana, tutta assolutamente. Io preparo prima una struttura interna e poi dopo la rivesto. Naturalmente. Scusami, sì. Ti interrompo solo un attimo per dire che poi faremo una puntata proprio dedicata alla lana cardata, così potrete vedere proprio come si realizzano questi personaggi dall'inizio. Oggi ci stiamo dedicando al presepe. Quindi dicevi? Che parto da una base, naturalmente, che ho fatto in precedenza, e poi comincio a vestirla. Sistemo un po' il viso, che non ci siano sbavature, perché cerco che il visetto sia bello rotondo, e comincio a coprire le braccia. Mi metto la camicia, in pratica. Senti, l'ago che usi ha un nome particolare? Bah, noi lo chiamiamo aghetto magico, perché ha delle seghettature nella punta, e queste, infilzando la lana, naturalmente quando va dentro così prende la lana, la tira fuori e rimandandolo giù si infiltrisce e questo si fissa in pratica. Tra l'altro una cosa da dire tra parentesi è che questo tipo di lavoro non lo fanno i bambini. No, assolutamente no. Gli aghi non li usano, gli aghi di questo tipo. No, assolutamente. I bambini possono usare le mani perché loro hanno la capacità di costruire tante cose, perché hanno la fantasia. Possono fare anche dei quadretti senza ago, posizionandoli sopra un tessuto o di pannolenzio oppure l'aiuta. E poi magari con un quadretto, con il vetro, oppure c'è viene schiacciato, come abbiamo visto per i quadretti di lana proprio, perché i bambini hanno una capacità talmente grande, maggiore della nostra, perché loro, avendo l'innocenza, ascoltano proprio il loro sentito interiore più dell'adulto. L'adulto invece ha bisogno di creare proprio quel silenzio per avere la possibilità di creare. Perciò anche questo lavoro, che quando lo si fa fare ai bambini, si chiede sempre di rimanere un po' in silenzio, perché loro portano fuori dal loro interiore queste creazioni, come il bambino, per dire, da 0 a 7 anni, che è sempre in collegamento, diciamo, con la parte superiore. E loro creano e fanno delle cose bellissime, come possono fare con il filo, anche attorcigliando, possono creare dei fiorellini, delle cose, cioè la fantasia a loro non manca. Certo. Un'altra cosa rispetto al presepe che mi dicevi prima è che tutti i personaggi, giorno per giorno, vengono spostati un pochino in avanti, come se camminassero. Sì, più che altro è Giuseppe e Maria, che di solito si prende Giuseppe e Maria, si prepara un camminatoio. E magari nel fondo c'è una grotta, si può preparare una grotta, naturalmente spoglia, però ci sarà la possibilità di mettere anche una stella, che è quella che guiderà proprio il percorso a Giuseppe e Maria finché arrivano alla grotta. Bene, allora qui stiamo andando avanti con... Qui sto vestendo. Una nostra cosa, una pastorella che stai realizzando. Sì, ho fatto intanto le braccia, ho rivestito le braccia, adesso devo rivestire il corpo. Naturalmente prenderò un pezzo un po' più grande, possibilmente si sfila la lana e prendo un pezzettino un po' più grande, perché devo andare a rivestire possibilmente tutto l'intero del corpo senza fare tante... Nella scelta dei colori ci sono in qualche modo delle regole? Beh, guarda, di Maria di solito facciamo sempre sul bordeaux e poi il manto più chiaro, in azzurro chiaro. Per quanto riguarda i pastori, no, io tengo, guardo molto la natura, penso ai pastori, come erano vestiti, che loro avevano il pastrano, diciamo il manto, perché era freddo, poi era anche d'inverno. E una cosa molto importante, anche del presepe, loro sono stati i primi, diciamo, a sentire il coro degli angeli e a prepararci proprio alla nascita di Cristo, del bambino Gesù. Comunque tutti i colori sicuramente tendenzialmente, diciamo, invernali, quelli di questo presepe, mentre poi durante l'anno le figure che realizzi con la lana cardata cambiano, anche sì, nei colori proprio. Sì,
anche in base alla stagione, perché ad esempio in primavera si useranno i colori molto più tenui, perché è il risveglio della primavera, perciò sono molto più teneri, più delicati. E si possono fare fiori, personaggi, un po' di tutto, e anche le fatine della primavera. Tutto. E invece altri protagonisti, più che del presepe, del Natale steineriano, diciamo così, sono gli angeli. Ce ne sono quattro, di quattro colori diversi. Il primo, che è il blu, poi dopo c'è il rosso, la terza domenica è il bianco, e per terminare Natale è il viola, che si chiude e si completa con il viola. E queste sono proprio figure, diciamo, proprio legate al Natale steineriano, come tante altre attività, la realizzazione della corona d'avvento. Tornando invece alla pastorella che stai realizzando tu, a questo punto hai fatto il vestito. Ho fatto il vestito, però il vestito bisogna lavorarlo. Cioè, il discorso è questo, che quando si fa un personaggio bisogna avere l'accortezza proprio di terminarlo. Come va bene, che mantiene il calore, però allo stesso tempo ha anche una struttura solida, non che la prima volta che lo si prende in mano si disfa, perché anche un bambino può prendere, può avere il piacere di spostare qualche personaggio dal presepe, perché loro hanno una veduta, anche il bambino ha una veduta tutta particolare, magari gli va bene che di mettere da vicino un pastorello che c'ha nella sacca, porta un coniglietto, un qualcosa, oppure se no il fascio di legna. Perciò il presepe è una delle cose più belle da fare proprio in casa, e farsi aiutare anche dai bambini proprio nel posizionare, perché loro hanno ancora quell'innocenza e quell'amore dentro di loro che l'adulto un pochino l'ha perso. Realizzare solamente se si fa un interno bello solido, perché anche questa qui adesso rimane bella in piedi. Mancano la mantella e i capelli. Ci fai vedere, sì, i capelli, come si fanno? E prima di fare i capelli devi finire il vestito, giusto? Deve essere tutta coperta. Sì, devo terminare la camicia e devo fare attenzione che non rimangano lembi fuori, che poi dopo la nana si disfa. Il vestito non è bene fissato. Devo fissare bene sotto le maniche. Poi dopo tiro bene giù, attorno, sotto le ascelle, lo fisso bene e lo tiro bene anche sul retro. Essendo una femmina, gli do un po' un segno della vita. Con il laghetto riesco. E poi dopo vado un po' in tutto il corpo, devo fissare l'ultimo pezzo che sono andata a mettere, per fissare bene la camiciola, per capirci. Stessa cosa faccio davanti, però userò uno strumento che mi permette di non fare troppi buchi, troppo pesanti, e la passo dappertutto. Ai ragazzi nelle scuole steineriane a che età viene insegnato a usare l'ago in questi modi? Come fai? Veramente l'ago non andrebbe usato, bisogna che abbiano almeno in ottava classe, perché il laghetto si preferisce più che altro fare, perché vengono fatti anche dei manufatti, si può fare anche la copertina di un bel quaderno, per dire, e si usa la lana anche solo appoggiandola, poi magari stirandola, dagli un po' una forma.
si può usare la lana per fare anche un quadretto, ma anche con l'acqua saponata, e questo lo possiamo fare in settima classe. Quindi questo tipo di attività è proprio un'attività che è riservata ai maestri e ai genitori, una cosa che forse abbiamo già detto in altre occasioni, però la voglio ribadire perché è bella e interessante, è che proprio nelle scuole steineriane ci sono i gruppi di genitori, c'è il gruppo dei lavori manuali per esempio, e in questo gruppo i genitori si ritrovano quando possono, una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, e realizzano insieme questi personaggi, per esempio prima del Natale li realizzano per poi venderli in mercatini dove si raccolgono dei fondi per le associazioni, per le scuole, e quindi insomma sono proprio attività che vengono portate ai genitori, e per molti è proprio un riscoprirsi, perché a volte c'è un po' un rifiuto, no? Per chi magari nella società moderna fa lavori totalmente diversi, dove la sua manualità si limita a utilizzare la tastiera di un computer, questo può essere veramente un'attività utile, no? In qualche modo meditativa anche, no? Io ho tanti genitori che quando sono arrivati hanno detto: io non riesco a fare niente, io non sono capace. E io ho detto: guarda, se tu cominci a dire io non riesco, erigi un muro. Invece se tu ti dai, ti predisponi e vai nel tuo interiore, proprio nel tuo silenzio interiore, tu vedi già i personaggi, perché te li immagini figurativamente, anche il presepe, ti vengono fuori i personaggi e tutto quanto. È l'essere umano che alle volte frena un po' il lavoro, però le nostre mani hanno fretta e hanno desiderio di venire fuori, di portare fuori anche dei personaggi, di creare. A questo punto siamo pronti per fare i capelli, ecco, ti passo un po' di lana cardata, in questo caso gialla. E abbiamo visto in quelle che hai già realizzato che alcune hanno i capelli lisci, in altre, per esempio, da qui non vedo bene, c'è l'angelo là sopra la grotta che ha forse la barba tutta arrecciata. Si possono fare in entrambi i modi. Sì, comunque è sempre la lana cardata normale, non è quella riccia, quella lì, che poi dopo uno, se vuole, può far uscire anche i ricci. Io adesso vado a posizionare i capelli e cerco di dargli una forma. Non tengo molto stretto perché altrimenti non entrerebbero. Adesso qui entra il lavoro proprio del laghetto che li fissa perché li infiltrisce attaccandosi all'altra lana che è già esistente nella testa. Finito il Natale, tu riponi in scatole questi personaggi, quando li riprendi l'anno dopo? Sono ancora belli, vanno aggiustati, li devi rifare? Sì, sì, guarda, io ad esempio quando ho terminato, anche quando si termina anche il bazar di Natale, tutte le cose magari anche che anche le persone hanno acquistato, io consiglio sempre di posizionarli con un po' di carta velina, magari dentro le scatole, e magari di dare anche, siccome noi lavoriamo con i prodotti naturali, non sono chimici, perché ci sono anche colori chimici, sempre dati dalla pecora. Però ci sono anche colori che vengono fatti industrialmente, e quelli hanno già più una protezione. Invece questi io consiglio sempre, anche chi prende un presepe, metteteci dentro nella scatola un po' di lavanda, un po' di cannella, fate un sacchettino, li conservate di modo che l'anno dopo, quando aprite la scatola, sono completamente sani e non c'è stato niente che li è intaccati, perché la lana, essendo naturale, potrebbero avere anche, cioè, un attacco dalle tarme, parlandoci chiaro e netto. Perciò è bene dire: aspetta, io ho i miei personaggi, li amo e li voglio conservare anche per l'anno prossimo. Certo, sono veramente bellissimi. A questo punto noi ti lasciamo al tuo lavoro, ti lasciamo completare questo personaggio, augurandoti buone feste. Grazie infinite, grazie altrettanto e grazie a tutti. Un buon Natale e tanto amore nel cuore.
Anche da parte mia lo stesso augurio. Vi invito inoltre a continuare a seguire la nostra rubrica dedicata alle attività steineriane. Proprio a breve realizzeremo una puntata interamente dedicata alla lavorazione della lana cardata. Vedrete come si realizza un personaggio dall'inizio alla fine, scoprirete ancora più dettagli particolari con Mirella che sarà qui con noi per darci tanti consigli e suggerimenti. Buone feste a tutti!